Comincio io, no, Danilo, con... Sì. Molto brevemente, perché appunto il senso del pomeriggio è quello di costruire qualcosa insieme. Si diceva prima, il documento è stato distribuito, quindi io farò un'estrema sintesi di quello che abbiamo scritto e di quello che abbiamo proposto nella logica che si diceva. Prima di tutto, che cos'è una Smart Cities in termini di dimensioni generali? Quando si parla di Smart Cities, la premessa che fanno tutti è non è solo e non è tecnologia. È così, infatti, non è solo e non è tecnologia. Quello che fa di una città una Smart Cities è i processi che avvia, soprattutto rispetto a tre dimensioni. La dimensione economica, che è legata alla presenza di attività innovative, ad attività di ricerca, alla capacità di attrarre risorse e capitali sia economici che professionali. La seconda dimensione è quella del capitale umano e sociale. Anche stamattina si è detto che la Smart Cities è una città smart quando sono smart i suoi abitanti, e infatti è così in termini di competenze, in termini di capacità relazionali, in termini di inclusione e in termini di tolleranza. Stamattina c'era Irene Tinagli, che anni fa, discepola di Florida, sapete, un po' l'abusata formula di Florida delle 3T, per cui una città è un territorio accogliente laddove c'è tecnologia, tolleranza e talento. È ancora così, abbiamo bisogno di tecnologia, abbiamo bisogno di tolleranza, abbiamo bisogno di talento affinché una città sia attrattiva. Ultima dimensione, quella della governance. Se ne è parlato poco questa mattina, e invece a nostro avviso è una delle dimensioni importanti. La Smart City è da governare, e sicuramente in questo momento il governo delle città, il governo dei processi è uno degli elementi deboli di questo processo. Noi ne abbiamo parlato diverse volte, quell'importanza per la pubblica amministrazione di adottare la logica del governo della rete. C'è questo bellissimo libro di Eggers tradotto in italiano proprio sul governo della rete. La pubblica amministrazione deve passare da una logica di procedura a una logica di processi, di obiettivi. Solo con una pubblica amministrazione in grado di governare la rete possiamo avere una Smart Cities. Quindi la parte della governance è fondamentale. Qui abbiamo scritto da intendersi come azioni di modelli di governo improntati a dare centralità ai beni relazionali e attenzione ai beni comuni, e come creazione di opportunità per favorire la partecipazione civica nella creazione di valore pubblico. Questa, secondo me, è la frase fondamentale e fondativa. La partecipazione civica nella creazione di valore pubblico. Quando una pubblica amministrazione che governa il questo principio, a mio avviso, è il presupposto appunto per un nuovo modo di gestire il territorio. Rispetto a queste che sono le tre dimensioni principali, l'ho detto all'inizio, la tecnologia è fondamentale. La tecnologia è elemento trainante, perché diventa fattore abilitante di questi processi. Quindi la Smart Cities non sono tecnologia, ma è sulle tecnologie che riescono a sostenere e favorire questi processi. Partendo da questo presupposto, la definizione che noi vi proponiamo, ma come diceva prima, è una nostra proposta, messa lì apposta per essere criticata, emendata e ridefinita, la nostra definizione di Smart Cities si lega in maniera indissolubile a quella di innovazione sociale. Non è un caso il bando di cui si parlava questa mattina, questo bando sulle Smart Cities del Ministero Profumo, all'interno del bando sono due, diciamo, le azioni, una denominata Smart Cities e l'altra innovazione sociale. Sono due termini, a nostro avviso, appunto legati in maniera indissolubile. La definizione che vi proponiamo quindi è questa: le Smart Cities sono le città che creano le condizioni di governo infrastrutturali e tecnologiche per produrre innovazione sociale, per risolvere cioè problemi sociali legati alla crescita, all'inclusione e alla qualità della vita attraverso l'ascolto e il coinvolgimento degli attori locali coinvolti, cittadini, imprese e associazioni. Questa è la proposta di definizione che vi proponiamo, quindi appunto una definizione che si lega al tema dell'innovazione, ma innovazione sociale sostenuta dall'innovazione tecnologica. L'informazione diventa la materia prima, ed è il modo in cui noi produciamo, raccogliamo, ma soprattutto condividiamo l'informazione che creiamo appunto i presupposti per creare innovazione sociale. Per comunicazione ovviamente parlo e mi riferisco a comunicazione finanziaria, economica, sociale e culturale.
Proprio sulla base di come noi trattiamo l'informazione possiamo in questo momento semplificare, ovviamente qualsiasi tipologizzazione è sempre una semplificazione della realtà, ma una serie di esperienze di città intelligenti. La prima è la città delle reti, la città che lega appunto il suo sviluppo a una infrastrutturazione, a essere cerniera attraverso la tecnologia tra la dimensione locale e la dimensione internazionale. È la città appunto che attraverso le tecnologie, attraverso le reti, diventa elemento di connessione di quelle che sono le sue proprietà. L'altra dimensione è la città aperta, open city. In questo momento si parla tanto di open data, parliamo di informazioni, il modo in cui le informazioni vengono restituite sul territorio. Proprio mentre noi oggi siamo qui e assistevamo ai lavori della sessione plenaria, in Lombardia, a Milano, è stato annunciato il portale dati.lombardia.it, quindi un'altra regione che ha adottato e ha presentato il portale di apertura dati insieme all'Emilia Romagna, insieme al Piemonte, insieme al Veneto e così via. La città senziente, se ne è parlato in parte questa mattina, la città senziente è la città che Genova appunto è stato un caso esemplare, ahimè, è la città che cura l'informazione nel momento di crisi. La città senziente è la città che dà importanza alla gestione, alla produzione, alla gestione e alla diffusione di informazioni in caso di crisi. È una città quindi che reagisce e per gestire gli elementi complessi del suo funzionamento. La città partecipata, Wikicittà, è la città che coinvolge i cittadini, facendo proprio quella definizione che dicevamo prima, nella fase della sua progettazione. Esempi appunto di questi processi sono le città che si aprono già nella fase di progettazione, di programmazione. Qualcosa di questo tipo si è visto in Italia con quella tornata di piani strategici che hanno messo l'accento sulla partecipazione dei cittadini già nella fase di pianificazione urbana. La città neobohème l'abbiamo chiamata la città che dà importanza all'informazione, ma all'informazione creativa, all'informazione quindi legata alla vitalità dell'arte della creazione. In Italia c'è poco su questo, qualche primo movimento in Europa si vede soprattutto a Berlino, ma è evidente, come diciamo prima, quando parliamo di informazione dobbiamo considerarla una risorsa in tutte le sue dimensioni. È evidente che la informazione finanziaria fa di una città un polo dal punto di vista degli investimenti, ma sappiamo benissimo che l'informazione in termini culturali, in termini di creatività, sono le precondizioni per creare quello che dicevamo, la città accogliente, la città che ospita. La città resiliente, vi chiedo scusa, ho invertito i termini nell'estrema velocità. La città resiliente è la città, quello che prima chiamavo la città che reagisce. La città senziente, chiedo scusa, adesso ci sono arrivato, me ne sono accorto, andare veloci crea dei cortocircuiti anche. La città resiliente è quella che vi ho descritto prima, cioè la città che reagisce e gestisce le informazioni in momento di crisi, quindi non ve la ridescrivo. La città senziente invece è quella che viene comunemente chiamata la smart cities, è quella dimensione della città per cui la città diventa essa stessa sensore nel suo funzionamento e produttrice di informazioni. Ci sono esperimenti molto interessanti, io cito sempre quel prototipo, quell'esperimento chiamato della Copenhagen Wheel, per cui attraverso un device che è una ruota speciale di bicicletta che sostituisce la ruota originale, la bicicletta diventa una bicicletta elettrica, quindi con pedalata assistita, ma in più diventa un mezzo che raccoglie informazioni sul funzionamento della città, sull'inquinamento, sul traffico, e queste informazioni le trasmette a una centrale che poi ovviamente le ridistribuisce ai cittadini stessi. La città senziente è la città appunto attraverso i suoi meccanismi, attraverso le sue soluzioni intelligenti e tecnologiche, produce e distribuisce informazioni sul suo funzionamento. Un altro esperimento interessante è stato fatto negli Stati Uniti sui dati legati al telefonino, ovviamente elaborati in maniera anonima. Voi sapete che noi camminando col nostro telefonino in tasca produciamo una serie di informazioni, dove siamo in quel momento, in quale cella, quanto ci fermiamo in quella cella, dove andiamo,
poi successivamente. Ho visto degli esperimenti di elaborazione di questi dati in termini quantitativi, in termini di massa, sono molto interessanti perché fanno vedere i flussi all'interno di una città, come si muovono, con quale velocità, eccetera. Quindi il cittadino stesso diventa produttore di informazioni. La città 2.0 è un aspetto della città partecipata, e cioè è la città che stamattina se ne è parlato anche in termini di crowdsourcing, è la città che coinvolge i cittadini nel suo funzionamento. L'esempio tipico che è stato fatto anche questa mattina è quello di Fix My Street, la piattaforma nata nel Regno Unito, per cui i cittadini attraverso il telefonino o attraverso internet segnalano malfunzionamenti della città, una buca in una strada, un semaforo spento, e quindi partecipano nella gestione nella manutenzione della città stessa, appunto proponendo quel concetto del crowdsourcing, per cui la città si avvale anche della collaborazione dei cittadini. In maniera molto sintetica, ve ne chiedo scusa, ma appunto l'idea del pomeriggio è proprio quello di darvi delle provocazioni per poi dare la parola a voi, se no è da questa mattina che si parla da questa parte del tavolo e non da quella parte. Ho sintetizzato, come vi dicevo prima, questa è una sintesi di un documento più ampio che dovreste avere, se non ce l'avete chiedete, cioè ve ne diamo una copia. La logica è quella di discuterne insieme, appunto, è una provocazione. Ne discutiamo insieme liberamente, però tanto per avviare la discussione, insieme agli organizzatori abbiamo individuato 6 punti di discussione che adesso vi propone, proprio per cominciare a ragionare in maniera interattiva. Intanto grazie, e poi continuiamo a parlare insieme.